Farà tappa a Nocera Inferiore il tour della legalità contro racket ed usura promosso dalla Regione Campania nei cinque capoluoghi, ma che in via straordinaria, come annunciato questa mattina dal prefetto Mario Morcone, assessore regionale alla sicurezza e alla legalità, arriverà martedì prossimo proprio nella cittadina dell'Agro Nocerino Sarnese come segnale di vicinanza ed attenzione dopo il grido di aiuto lanciato dalle istituzioni locali. In prima fila il sindaco Manlio Torquato per l'ennesimo, il settimo attentato registrato nella giornata di ieri ai danni di un'attività di ristorazione nel pieno centro di Nocera Inferiore. Che saremo a Nocera martedì, ci saremo col Procuratore della Repubblica. Naturalmente, però, non è che voglio dire, noi possiamo risolvere i problemi delle persone che non trovano il coraggio, la voglia o anche la fiducia nelle istituzioni. Noi cerchiamo naturalmente di ispirarla la fiducia nelle istituzioni, di far conoscere le possibilità che ci sono e che ci sono e sono tante, e naturalmente poi le forze di polizia fanno la loro parte, però ci vuole un po' di responsabilità anche della comunità civile, un po' di coraggio, insomma, e non tirarsi indietro. Invece le risorse sono lì e molto spesso non vengono nemmeno richieste, proprio perché in un meccanismo nel quale evidentemente ci si nasconde o si teme o ci si vergogna o non si conoscono le possibilità che ci sono. E nel corso dell'incontro, nel camper della legalità, gli studenti di alcune scuole salernitane hanno potuto ascoltare anche la toccante esperienza raccontata da Tiziana, un'imprenditrice che è stata salvata dopo la denuncia ai carabinieri di Battipaglia e attraverso l'associazione SOS Antiracket. In realtà mio Ma padre mi perché è diceva sempre: se importante tu per non voi denunci non esci che mai. già dalla vostra Il età problema è che quando cominciate si è a avere in in queste mente situazioni che pensi il sempre alla credito famiglia. non è Avevo paura di un denunciare qualcosa perché avevo di paura che infinito. potessero fare del male ai miei Il familiari, credito non come può mi veniva essere minacciato di uccidere i miei qualcosa che si nipoti e usa sempre, di fare del male alla perché mia famiglia. ci arrivo Però nei poi a momenti in fare cui indebitamento. Preso, Io direi che, mi hanno preso le chiavi come della poi macchina sarebbe la e quel testimonianza di giorno mi prima, sono rivolta vicino il alla primo stazione per passaggio buttarmi di giù prevenzione è l'uso sotto il treno. responsabile Ho del detto no, denaro, ha ragione mio padre. che voi ragazzi Quindi con lui dovreste mi sono cominciare decisa di già da andare a oggi denunciare. ad Poi avere tramite i carabinieri un ho bilancio conosciuto personale l'avvocato su cui Battaglini. scrivere Da entrate e lì uscite. mi hanno fatto E tutta la l'uso procedura con responsabile OSS dice impresa. che Poi lì ho la accesso ai fondi persona e non come ho detto dimette in all'interno io non ho condizioni di usufruito andare di al di tutti i là fondi, ho tolto della solo quei paghetta debiti che mi o delle proprie ammassacravano possibilità, perché ho perché un'attività, questo ringraziando diventa Dio, da poi 20 anni. pericoloso. Negli ultimi Ed è 5 per anni mi questa sta andando ragione che noi benissimo abbiamo perché sto fatto anche questi investendo e progetti cerco sempre di crescere.